Valorizzazione del territorio, salvataggio dell'addigagliato, rilancio dell'economia attraverso l'agricoltura biologica e il completamento di opere infrastrutturali cruciali come il mattatoio intercomunale. Sono solo alcune delle tematiche discusse durante l'assemblea pubblica tenutasi a Partinico presso la sede dell'UDC, in occasione dei primi 100 giorni di insediamento del Consiglio Per Comunale. me è una grande emozione, un grande piacere fare parte di questa squadra. Voglio ricordare il grande impegno profuso appunto dall'UDC per ottenere la presidenza del Consiglio, che poi è confluito nel mio nome, in quanto appunto sono stata la prima eletta dell'UDC a Partinico. E fin da subito abbiamo intrapreso numerose iniziative volte a valorizzare il nostro territorio, le nostre risorse e i beni fruibili. Questa sera abbiamo fatto una conferenza stampa dell'UDC, di tutto il gruppo dell'UDC, con l'obiettivo di fare un po' la resa dei conti di quello che abbiamo affrontato e abbiamo trovato all'interno della macchina amministrativa. Ma questo ci permette non solo di capire un po' quello che abbiamo trovato e come li abbiamo affrontati, ma soprattutto di programmare anche a breve, medio e lungo termine quelle che potrebbero essere le attività in base alle deleghe che l'UDC si ritrova ad avere. Giorno 10 ottobre 2018 è stato un giorno storico per il comune di Partinico perché è dichiarato il dissesto finanziario del comune. Abbiamo lavorato sulla consulta delle culture, testamento biologico che ormai è una legge nazionale e quindi abbiamo approvato questo regolamento. Stiamo lavorando pure sul regolamento per quanto riguarda le strutture sportive comunali per le associazioni sportive. Stiamo lavorando pure incentivare le persone virtuose a conferire al CCR di Contrada Incastrona. Io in questi 100 giorni che ho rappresentato l'amministrazione, ma ho rappresentato il gruppo UDC nell'amministrazione di Partinico. Quindi l'attività che io dico abbiamo fatto noi come squadra, come UDC, dove ci sono anche i consiglieri comunali, il nostro presidente del consiglio, anche assieme alla nostra coordinatrice che io ringrazio per il supporto che è stato dato. Quindi come squadra abbiamo portato avanti il servizio rispetto agli altri anni in maniera lodevole, perché nonostante avessimo a disposizione pochi mezzi è un numero inferiore di dipendenti, abbiamo dato un servizio alle scuole, alla cittadinanza superiore. Si riparte da Partinico con questo importante progetto dell'UDC sui temi della solidarietà, della giustizia, della più equa distribuzione delle ricchezze, ma soprattutto sui temi dello sviluppo che guarda la vocazione di un territorio e che pone al centro il prodotto biologico. Questo sarà, come dire, il cuore della progettualità che vedrà per tutto il mese di novembre Partinico al centro dei temi dell'economia e della produzione siciliana, aspettando anche gennaio per poterci poi raccordare con Bruxelles e con la nostra rappresentanza al Parlamento europeo per rilanciare una serie di progetti ai quali lavoravamo già da tempo.